Qui è dove alloggeremo stanotte, in una di queste, diciamo, camere. C'è l'aria condizionata. Ora vi faccio vedere anche questa parte di mare qui, anzi, più che altro è il lago di Soncrà, non sarebbe, diciamo, in mare. Bisogna, diciamo, prenotare la camera questa notte. Allora, queste camere qui vengono 700 baht a notte e poi ci sono quelle interne, ora non so se sono queste o interne là, e vengono 500 baht a notte. Questa è l'entrata del homestay. Vi faccio vedere l'interno delle camere. Diciamo, gli homestay sono camere accoglienti, insomma c'è l'indispensabile per passare la notte. Aspetta, me la scarpe. Comunque sono semplici, diciamo, normali, via. Letto matrimoniale, un armadio, c'è un piccolo frigobar. Ora ci sta sintonizzando la TV. Qui c'è il piccolo bagno. C'è anche lo scaldino. Un cesso e un lavandino, e rizzati, che tu vuoi. E poi qui c'è, diciamo, la terrazzina che dà sul mare, via, sul lago. Nittale Songkhla, cioè, Talesap Songkhla. C'è anche un cigno lì. L'Elisa si è già posizionata. Comunque, come vi dicevo, le homestay sono camere confortevoli, quindi c'è l'indispensabile. Comunque c'è, come vedete, bicchieri, cucchiaini, due bicchieri, fazzoletti, c'è anche il wifi. Belline anche queste lucette. Aria condizionata. Televisione. E vabbè, è tutto qui, ragazzi. Vabbè, sono posticini tranquilli che, insomma, ci troviamo a Bankeo, a Pattalum. Come dicevo all'inizio del video, sono alloggi homestay e principalmente pernottano i locali, ecco, i thailandesi. Ok, ora si scarica le ultime cose dalla macchina, si sta un pochino qui in camera a riposare e poi si torna ad assistere a Nora Dance. Ciao per ora.